Questo lo faccio un po' mio.
nel senso che io credo che lei abbia dei tesori nascosti, se ci vuol fare vedere qualche tesoro nascosto, perché l'altro giorno è venuta fuori con un Goya, per cui con cosa? È il suo figlio con l'armatura. Ah sì, quello fa parte della ritrattistica. Allora, intanto ci sono qui qualcosa di mare. Perché lei ha lo studio anche Alassio. Che io tengo di solito nello studio di Alassio. Bellissimo questa luna. E questo è Capomele ad Alassio. Bisogna conoscere anche. E poi ecco questa, per esempio, per il ragionamento che facevamo giorni fa, per cui quando dipingo qualcosa mi documento sempre, questa era una serie, ne sono rimaste solo due, di vele d'epoca, non so se riesce a riprenderle. Dunque, sì, passo di là. Sono vele d'epoca. Di stelle regate di Imperia, che tutti gli anni dedicano a queste barche a vela veramente bellissime, e tutte, quindi c'è il loro nome, la loro storia. E sono quelle che partecipano alla Mundial Cup. Però queste per esempio hanno anche la data di esecuzione. Sono corredate. E la cosa curiosa è un mondo particolare, quello della vela, su una barca, non questa, un'altra che poi ho. Ecco, questa per esempio è una vela LAS del 1940. Caspita, è una datazione. Sono vele di epoca, sì. Questa è una passione che le è venuta da Alassio, cioè dipingere queste imbarcazioni. Andando, frequentando un po' il mondo delle regate, avevo un amico, tra l'altro fotografo, che faceva di professione e fotografava queste barche anche viste dall'alto. E avevo fatto una serie di questi quadri anche più grandi. Queste sono le ultime due, e poiché voglio ricavare delle stampe, sempre dei retouché, di queste poche che mi sono rimaste, le ho portate qui a Milano, dove verrà il fotografo fare le foto giuste per poi ricavarne delle stampe. Ecco, ma lei è bravissima anche a fare i ritratti su commissione, per cui è... Io lavoro parecchio col ritratto su commissione. Rinascimentale. Sì, ritratti di banche. Ma la cosa che a me adesso diverte di più, devo dire, a parte queste cose, ogni tanto dallo studio di Alassio arrivano delle cose, è la figura, mi hanno chiesto di recente di mettere vicino a queste donne che dipingo sempre io, no? Questa è l'ultima, ne sta per nascere un'altra. E sono veramente ricercatissime come figure. E poi hanno la caratteristica quasi, se Modigliani faceva le donne col collo lungo, lei... Queste hanno le gambe lunghe. Queste hanno le gambe lunghe. Se non fossero vestite sarebbero quasi mostruose degli alieni, ecco. Sono esagerate, però, l'eleganza. Sono... E mi hanno chiesto le figure maschili. Ah, caspita, ma qua andiamo proprio... E quindi, sì, perché in effetti... E adesso le mostrerò, ecco, questa è una bellissima coppia, per esempio. E poi il particolare di queste figure che io le dipingo sempre a tre.
Quindi sono comunque... utilizzo per tre figure la stessa tavolozza, diciamo. Infatti queste tre sono armoniose. Anche uno può scegliere, poi può decidere di fare anche di più, perché uno dice faccio un arredamento con queste. Questi sono gli originali, ma la figura maschile non è che non l'abbia mai trattata, però adesso le faccio vedere perché in effetti tutto questo gioco, il mio piacere, il mio divertimento è poi la decorazione di queste. Sì, infatti vedo che... E l'uomo, ho messo del tempo a pensare come decorarlo per non farne una figura ridicola. E quindi i primi uomini che ho dipinto in realtà erano... erano frutto di una ricerca sulle divise. Questo, per esempio, è un ufficiale di artiglieria del 1940. Ma è proprio in tenuta da, diciamo, quando c'è la, quando si mostrano, quando fanno certo. Di rappresentanza, insomma. E quindi la divisa offre lo spunto. Sì, perché poi per esempio c'è anche un bel cardinale. Cioè, non poteva mancare il cardinale. Però vedo anche un santo tra un attimo, mi sa che è un santo quello. E questo è un frate viaggiatore. Infatti ha la sua bisaccia. Anche questo decorato, cioè col cordone, no? Proprio tutto una cosa. Anche il suo crocifisso. È una particolarità insolita questa. Si è caratterizzata per queste decorazioni. E questi, tutte queste crocifissi, queste cose mi erano state donate da un sacerdote che apprezzava molto. E questo. È un monsignore e ha un errore che mi ha fatto notare proprio un prete. La fascia non va portata a destra, ma a sinistra. A sinistra, caspita. E si vede che è un prete. È un prete di destra. Queste erano. Questi offrivano uno spunto. Ah, ma dice un brillante. Alla decorazione. Questa è una ballerina. Poi ci sono stati questi sportivi, sono calciatori. Infatti, di varie squadre, vedo che lei non preferisce. No, non mi occupo molto, però mi sono stati richiesti. Ecco, qui abbiamo ancora tutto questo. Ecco. È un ufficiale dei granatieri del 1937. Bellissimo, c'è una cosa per dire che. Questo è un capitano di fregata del 1922. Bellissimo. La serie militaria, come si dice. E questo è un tenente di vascello. Ha fatto tutti i gradi. Del 1940. Bellissimo. E beh, c'era dietro tutta una ricerca di queste cose. È veramente una collezione straordinaria, perché non... E stranamente questi ufficiali sono stati, gran parte, sono stati acquistati da una coppia di francesi che aveva una casa di moda. Non so quale, non so in che modo, avevano fatto una. Avevano accostato alle figure femminili questi. Io ne ho tenuto uno che è un ufficiale di marina.
perché mio padre lo era stato, l'ho tenuto io per ragioni affettive, tutto di bianco vestito. E poi adesso invece, però, siccome insomma sono cose molto particolari, non... il problema era invece fare delle figure maschili decorate che non fossero estremamente buffe, e sono nati, adesso ne nasceranno anche uomini eleganti senza essere... Sì, qua io vedo un Armani, quello... abbastanza classici, insomma. Sì. Poi hanno la bottonatura così brillante, sono veramente eleganti. Ecco, questo non ci può andare alla Scala vestito così. Hanno sempre l'idea, viaggiano, si spostano. Però ha guardato anche al circo, mi pare. Vedo... Il circo era la mia passione parecchi anni fa. E questi sono tutti piccoli ritratti di clown, questi in particolare sono del Cirque du Soleil. Famosissimi. E sono clown famosi, sono professionisti, cioè esistono davvero, non sono inventate io le mise. E poco tempo fa, casualmente, è venuta a trovarmi proprio la moglie di uno di loro. Okay. Ha riconosciuto... marito. Sì, avevo un clown in vetrina, ormai, però il clown non piace più, non sì. Suscita più... Perché era un po'... Cioè, anche è legato adesso più che altro... Nelle ultime generazioni, da quando è uscito It nel film, è legato al film horror, cosa che assolutamente non era nell'anticamera del cervello dei clown di spaventare. Per cui non. E sono la mistura di generi per vendere film, ma è una cosa triste, perché non fanno più ridere, fanno paura. Però vedo che anche gli animali non le mancano. L'arte animaliere è stato un altro capitolo della mia storia. Adesso dipingo ancora molto volentieri animali, soprattutto i cani, perché a chi me li richiede. Ah, quindi sono... Perché vedo una tigre là. Invece una tigre fatta per il mio piacere. Bellissima. Mi piace molto, sì, la tigre. Però non sono cose di... Insomma, facile di smercio. No, e uno deve amare la giungla. Mi piace, però non... E io lavoro molto comunque sono cose che piacciono a me, non necessariamente per... Ma vedo che lei ha questa caratteristica dei tram e mi pare sia stata la prima in zona a dipingere tram. Poi sì. Forse può darsi che qualcun altro avesse fatto un quadro con un tram, ma non con lo spirito con cui l'ho dipinto io. Era un tram che magari... Cioè, non sono, per carità, non ho inventato nulla di particolare, i tram a Milano sono sempre esistiti e dipinti anche magari con un tram che passava, ma invece qui l'attenzione era proprio sull'attimo, sul ricordo di un momento, cosa poteva evocare quel tram, senza stare a dipingere la città attorno, tant'è che il primo tram che ho dipinto era solo un tram che usciva dalla nebbia. Perché in effetti qua questo non esiste, questa situazione è un... Il fondo è un po' sfumato. Ma sì, non è solo una... vuole essere una sintesi di un omaggio a Milano, a un'atmosfera, ma non hanno una... Poi sono nati anche i tram con un'ubicazione precisa. Questo addirittura è un tram futurista, si muove. Quale? Questo qua. Ah, sì. Nel senso che
E poi ci sono i paesaggi qua del vicolo, vicolo dei lavandari. Stando qua. Sono impressionisti, quei quadri impressionisti. E poi finalmente abbiamo un ritratto veramente panoramico della, del Naviglio. Anche, siamo più sull'espressionismo. Quello è, no? Va molto. E questi due dei lavandai che hanno una caratteristica... quelle ne ho dipinte veramente tante. Quelle sono le vecchie assi da lavandaia. E la storia curiosa... senza saperlo... quando ho cominciato a dipingere queste assi per caso, cioè io cercavo un pezzo di legno vecchio, lo cercavo, avevo cambiato casa e cercavo questa tavola di legno grande per fare un lavoro per me, da realizzare per me, da mettere in un certo punto della casa. E in un giorno d'estate, segni del destino, è venuta una signora qui con una di queste assi in mano e mi ha detto: ma guardi, io ho disfatto la casa della mia mamma e ho trovato questa vecchia asse, mi dispiace buttarla via per ricordo, insomma, la memoria di mia mamma. So che magari voi artisti utilizzate, le può interessare, non lo so. E io in quel momento ho detto: caspita, invece che dipingere una tavola qualunque, ma è magnifica questa cosa. E l'ho acquistata, ci siamo accordate, ho acquistato quest'asse e... Perché Leonardo dipingeva su legno. Il legno è bellissimo come quindi, materiale da utilizzare. E ho dipinto quest'asse. L'ho messa come al solito sul cavalletto ad asciugare, l'ho venduta immediatamente, ma non avevo, avevo appena aperto lo studio qua sul Naviglio e non avevo realizzato che ci fosse un altro pittore che faceva questo lavoro e ho avuto anche dei problemi. invidioso. No, beh, adesso non c'è più. Lui comunque io non lo conoscevo, tra l'altro lui le dipingeva nel senso opposto, le rovesciava, che era tutto sommato il senso giusto, perché dove poggiava la... E io invece le ho sempre dipinte così, ho continuato a dipingerle così. E non le avevo mai viste le sue assi da lavandaia dipinte, per cui io le avevo dipinte in buona fede, poiché quella l'ho venduta subito, ho detto: adesso le cerco. Mi ero anche divertita, era stato apprezzato questo lavoro, per cui ne avevo dipinte tantissime e questo pittore, insomma, è impazzito questa cosa, ma noi non abbiamo la... copyright. No, se una cosa funziona, però non è mia abitudine rubare le idee. Se le avessi viste, sinceramente... Ma mi è stato proposto, non è che magari questa signora l'ha visto da lui? Può darsi, io non lo conoscevo ancora, non... È stata una cosa così, insomma, occasionale. È bellissima, sono caratteristiche, poi vicolo dei lavandai con le tavole di lavandai. Ah, bellissimo. E vedo che c'è anche uno stadio, ma adesso... Questi sono lavori su commissione, questa è una stampa ritoccata, non è l'originale. L'originale è stato fatto per una mia cliente che ha voluto fare questo omaggio a un suo parente. Perché adesso ne vogliono fare altri due di stadi, per cui torna di moda.
Bene, io la ringrazio di tutte queste sue bellissime spiegazioni e alla prossima. Alla prossima puntata.